Riguardo il bilancio pluriennale dell'ente, quindi dell'ASP numero 2 della provincia dell'Aquila, ex Casasanta, che tipo di indicazione aveva dato recentemente il CDA, dal momento che si è parlato di riduzione del numero degli ospiti di stato finanziario debole? Sì, certo, questa è un'anomalia, un CDA che 15 giorni prima firma su proposta del suo direttore un bilancio di previsione pluriennale, quindi di 3 anni, poi ecco, va a dimettersi, insomma è proprio un'anomalia o quantomeno forse non è stato compreso appieno il gesto. E nella relazione che ho mandato alla Giunta regionale portatori di interesse ho spiegato appunto quali sono le criticità emerse all'atto dell'insediamento e quali sono state le azioni e le prospettive future poste, diciamo, dalla Presidenza. Il 29 dicembre i consiglieri del CDASP dimissionari e il direttore dimissionario avevano dato l'ok al bilancio di previsione pluriennale e 15 giorni dopo hanno rassegnato le dimissioni, motivandole con sostanzioso calo numerico degli ospiti della casa di riposo Casa Sanna dell'Annunziata di Sulmona e Colaianni di Roccaraso e la difficilissima situazione economica. L'anomalia è stata messa in luce oggi in conferenza stampa dalla presidente dell'ex Casa Santa, Katia Puglielli, che ha illustrato gli obiettivi centrati e le attività poste in essere dall'ente negli ultimi 3 mesi. Avevo fatto una prima delibera di programmazione in vista della realizzazione dei primissimi obiettivi. I primi obiettivi di questa amministrazione erano appunto quelli di garantire l'unificazione giuridica, contabile e amministrativa, in quanto, diciamo, dall'amministrazione straordinaria che c'era precedentemente, l'ASP non era stata traghettata verso questa unificazione. E quando siamo arrivati, ci siamo dunque ritrovati con un ente che ancora non aveva le basi formali per questa unificazione, da che io posso affermare che l'obiettivo è stato centrato, in quanto l'ente è stato dotato di tutti i regolamenti che sono previsti dalla legge e di conseguenza obiettivo centrato appieno. La Puglielli attende indicazioni dalla Regione, che ha ancora indicato i tempi di ricostituzione del CDA. Fra gli atti urgenti da compiere spicca il rinnovo della convenzione col Comune per la gestione del Palazzo dell'Annunziata. L'ex Casasanta vanta circa 77.000 euro di arretrati e la convenzione è scaduta il 31 dicembre 2017. È tutto fermo, spiega Puglielli, spiegando di aver inviato questa mattina la sua relazione alla Regione Abruzzo. Sul piano per la Puglielli uno degli obiettivi centrati è il piano delle assunzioni, è proprio su questo punto che si scatena la polemica. C'è gente al collocamento, lo dico pubblicamente, assessore Gerosolimo, che sta morendo di fame. Sta con il sedere seduto per terra, con il culo per terra. Scusatemi il francesismo. E dovevate pensare se volevate fare queste cose, anche a queste persone. Non l'avete voluto fare. Adesso la prendete con chi ha ascoltato la voce dei poverelli, rimettendo in atto una cosa sacrosanta e legale, la chiamata tramite il pubblico impiego.